1948-2018, 70 anni di generazioni attive, 70 anni di WISP, 70 anni per il futuro. Un anniversario importante che WISP ha deciso di festeggiare con chi, da quel lontano 1948, ha scritto e continua a scrivere la storia della più grande organizzazione sportiva e sociale del nostro paese. I soci, i cittadini sportivi di ogni età, genere e condizione, che ogni giorno portano avanti sul territorio i valori dello sport per tutti. Era il 1947 quando Arrigo Diodati, il partigiano franco, sopravvissuto all'eccidio nazifascista di Cravasco del 45, organizzò a Cogoleto, in Liguria, il primo campeggio internazionale della gioventù. Un anno più tardi, nel 1948, Diodati fu uno dei padri fondatori del WISP, che trova le proprie radici proprio nell'esperienza di quel gruppo di giovani del villaggio della gioventù di Cogoleto, che sono l'immagine scelta dall'Ufficio Comunicazione Nazionale per il logo ufficiale del 70°. Con una punta di orgoglio possiamo affermare quindi che il marchio ufficiale è ligure, così come ha ricordato più volte lo stesso presidente regionale Tiziano Pesce, anche in occasione di impegni pubblici nella veste di vicepresidente nazionale. Il logo del 70° andrà nel 2018 a caratterizzare anche in Liguria molte iniziative, tra cui gli eventi che il Comitato Regionale WISP organizzerà nell'ambito del tradizionale appuntamento di maggio con la festa dello sport al Porto Antico di Genova. Con lo sguardo proiettato in avanti, inoltre, anche i campionati nazionali di atletica leggera, che nel 2018, a giugno, faranno tappa a Celle Ligure, in provincia di Savona, rappresenteranno l'occasione per festeggiare l'anniversario WISP tra passato, presente e futuro.